Al posto di case mobili a temporalità stagionale avevano realizzato strutture abitative fisse, consolidandole con opere in muratura e ampliamenti volumetrici come verande e terrazze non autorizzati, dotate di condizionatori d'aria e sistema di ricezione tv satellitare, collegamenti a utenze di rete elettrica, idrica e gas e per di più con attivazione di scarichi abusivi delle acque nere all'interno della pubblica fognatura. Sono 25 billette e le altre opere edilizie come piscina, area docce, strade di accesso al mare per un valore di 2,5 milioni di euro che sarebbero state realizzate in violazione delle normative vigenti, sequestrate dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Catanzaro supportato dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone nell'ambito dell'operazione denominata Vista Mare. I sigilli sono stati apposti alle strutture abitative e ai terreni ubicati all'interno del villaggio Camping Marinella di Isola Capo Rizzuto, 30 le persone indagate alle quali vengono contestati reati di lottizzazione abusiva in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, realizzazione di opere in assenza di permesso di costruzione. Falsità ideologica in certificati commessa da esercenti un servizio di pubblica necessità, falso scarico abusivo di reflui industriali. I provvedimenti scaturiscono a seguito delle risultanze investigative di tipo tecnico e dinamico documentate dai militari del NOE di Catanzaro, a conclusione di un'indagine iniziata da poco meno di un anno e nel corso della quale è stato accertato che il complesso turistico, stratificatosi durante gli anni, era in possesso di tutte le caratteristiche di una struttura di con requisiti di stabile insediamento residenziale, in quanto erano state realizzate opere edilizie e di urbanizzazione primarie tipiche degli edifici a scopo residenziale.